trovati, un nuovo appuntamento con i giorni della Chiesa. Finalmente sei tornato. Dove eri finito? Buonasera Paolo Guiducci. Ho preso a prestito il nostro pulmino e ho girovagato per l'Italia centrale per qualche giorno. Per fumetti, se non sbaglio, la tua grande passione. Sì, però in questo caso fumetti per fede o con la fede, perché si trattava di una mostra che trattava proprio questo tema del senso religioso nella narrativa disegnata, quindi veramente bellissimo. Quindi insomma eri in tema, sì. ti abbiamo spedito ma per una buona missione. Paolo, questa sera siamo solo io e te in studio, sì. Perché la nostra puntata dei giorni della Chiesa ci porterà a narrare esperienze che però sono fuori, sono nelle nostre piazze, nei nostri territori, nelle nostre città. Partiamo dal primo evento, che in realtà è una serie di iniziative pensate per il settimo anniversario dalla scomparsa di Don Oreste. Tra l'altro, Paolo, in un anno particolare per Don Oreste. Direi proprio di sì, perché insomma l'avvio della sua causa di beatificazione è davvero un momento molto importante, anche se nel cuore Don Oreste resta comunque un innamorato di Dio, canonizzato o meno, insomma questo è riconosciuto da tutti, però effettivamente è un passo davvero molto importante, quindi si apre una stagione nuova, perché come è successo per Marvelli è poi vero che aumenta la diffusione, la conoscenza della persona, e quindi aumentano anche le persone che raccontano poi di quello che accade facendosi accompagnare da questi grandi personaggi. È accaduto per Alberto Marvelli, accade sicuramente anche per Don Oreste. Assolutamente, dice una cosa molto, molto giusta, anche perché per noi è già un dono Don Oreste ed è conclamato, diventa poi un dono per contagio anche per tanti altri, esatto. Solo che è una grazia davvero grande che possiamo avere. Dicevamo, tante iniziative per questo anniversario dalla sua scomparsa, alcuni momenti dedicati ai più giovani, alcuni momenti dedicati a tutti. Allora noi vogliamo andare un po' in questo servizio, in questo primo servizio, a ripercorrere la tre giorni che si è consumata nel fine settimana scorso. Partiremo da venerdì mattina, perché c'erano i ragazzi dei centri diurni della Papa Giovanni XXIII che hanno marciato, potremmo dire così, in piazza al suono di uno slogan molto forte: io valgo. Vedremo e sentiremo le loro storie. Poi andremo alla sera di venerdì, serata particolare, serata in cui i giovani forse erano impegnati in altre faccende, sì. In altre feste, insomma la ricorrenza dei santi, sappiamo che oggi è stata un po' invasa da questa festa di Halloween. In quella sera la Papa Giovanni in Piazza Tre Martiri, nella chiesa dei Paolotti, ha proposto proprio un momento per i giovani con una esperienza che potevano fare davvero particolare, perché si sono ritrovati in chiesa, hanno pregato, hanno fatto messa con il nostro Vescovo Francesco, ma prima di questo sono andati proprio nei luoghi dell'emarginazione, nei luoghi dove incontrare i poveri, dove incontrare i senza tetto, le ragazze sfruttate, diciamo, dalla prostituzione. Appropriati della festa in maniera molto originale, pensando già ai santi, e quindi questa era la cosa più importante. E poi un bellissimo momento, quello di domenica sera, siamo al Teatro Novelli di Rimini con lo spettacolo Con le scarpe sempre ai piedi, tra l'altro in una versione particolare, perché c'erano anche gli Asabranca, il gruppo musicale della Papa Giovanni, che ha davvero insomma reso magico questo momento, questa narrazione della vita di Don Oreste, che davvero fa riflettere e pensare tantissimo. E allora, tramite questo servizio e alcuni live, andiamo a ripercorrere questa tre giorni. Io valgo perché so stare con gli altri, so sorridere, sono figlio di Dio. Un messaggio chiaro, scritto nero su bianco dai ragazzi dell'Associazione Papa Giovanni XXIII e portato in marcia lungo le vie del centro. Una marcia pensata in ricordo di Don Oreste a 7 anni dalla sua salita al cielo. Questa marcia è stata pensata in ricordo di Don Oreste Benzi, perché sono 7 anni appunto che è salito al cielo. E abbiamo scelto proprio l'intuizione di Don Oreste della marcia, perché la marcia per lui era andare con le persone povere, le persone semplici, le persone fragili, e portarle proprio al centro, no, del suo territorio, della sua città, cioè metterle proprio in relazione con tutto il territorio. Poi il titolo, Io valgo, è perché appunto ogni persona, che è anche fragile così,
È importante per la nostra società, perché la nostra società va molto veloce, no? È veloce nei suoi ritmi, mentre le persone fragili, quelle più semplici, ci aiutano a fermarci, a dare un senso alle cose che facciamo, ci aiutano ad armonizzare le nostre relazioni, a non renderle caotiche. E quindi noi cercavamo proprio le capacità specifiche di ogni ragazzo, per cui abbiamo dato questo senso, io valgo. In più, oltre al cartellone che ogni ragazzo, perché ogni ragazzo poi ha elaborato anche il perché, no? Vale, a parte che il valore più grosso che hanno è quello di esistere, di esserci insieme a noi, ma proprio ognuno di loro ha detto io valgo perché so fare questa cosa, so dipingere, so cucinare, so stare con gli altri, so sorridere, anche cose molto semplici. Un modo, quello della marcia, per incontrare i centri diurni e le case famiglia dell'associazione che ospitano tutte le persone, i giovani e meno giovani, che in diverso modo vivono la difficoltà. Un modo per portare in piazza l'attenzione alla fragilità, perché ogni persona, anche fragile, è importante per la nostra società. Ci sono anche i cartelloni quelli grandi, gli striscioni grandi, dove ognuno ha messo degli slogan che erano importanti per Donoreste. Per esempio, diamo voce a chi non ha voce, che le persone fragili non sono degne solo di assistenza, ma sono persone che valgono appunto perché ci sono nella nostra società. In questo modo noi vogliamo incontrare tutti i centri diurni dove questi ragazzi lavorano quotidianamente, le comunità residenziali dove questi ragazzi abitano, le case famiglia dove sono le nostre case famiglia dell'Associazione Papa Giovanni, dove li abbiamo accolti. E oltre a questo momento così, noi poi ci incontriamo anche con le autorità, ci incontriamo con l'assessore, con tutti coloro che vogliono darci un saluto, e qui anche con Don Tognacci, che ha aperto come la causa di beatificazione di Donoreste. Quindi è un percorso tra il Duomo e la città e la piazza Cavour, questo è importante, è il filo che ha sempre legato Donoreste sia alla scelta del Signore attraverso i poveri, sia proprio dentro la Chiesa, no? E nel sociale. Mi ricordo in quel tempo che mia madre sorrise e mio padre.
Thank you.
dall'improvviso. Dolores lo chiama per tre volte. Dorelio si precipita nella stanza accanto e trova Dolores ancora vestito, seduto sul letto con le scarpe ai piedi. Comprende che sta per accadere qualcosa di grave e chiama subito i soccorsi. Dolores respira fatica, muore, ripete più volte, poi tutto è silenzio. Arrivano i soccorsi, tentano ripetutamente di rianimarlo, ma invano. Un battito di cuore ci separa dall'eternità. All'appuntamento dell'abbraccio col padre, Dolores si è presentato vestito da prete, con le scarpe ai piedi, pronto per un nuovo viaggio. Camarillo, cambari, camarillo, cambari, camarillo, cambari, oh Lord, cambari, camarillo, cambari, cambari. Questo servizio siamo andati sui passi di Don Oreste, ne abbiamo sentito la forza del messaggio che ci conduce, che continua a condurci anche in questo nostro tempo. Da Don Oreste, che è molto conosciuto in Italia e nel mondo, ad un altro personaggio, tutto nostro, tutto riminese, perché è nato a San Vito, ma forse non è così conosciuto dalle nostre parti. Pensate che invece agli estremi confini della terra, siamo in Alaska, è addirittura considerato un padre della patria. È proprio così, infatti la sua tomba è sistemata accanto a uno proprio dei padri fondatori di quella terra. Stiamo parlando di padre Pasquale Tosi di San Vito, un gesuita che ha deciso di incamminarsi sulle vie della fede proprio in questa terra, che stiamo parlando della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, era davvero un'epopea. Assolutamente. E anche perché insomma ha abitato per un paio di decenni con gli indiani piedi neri in queste terre davvero molto fredde e soprattutto delle terre tutte da costruire. E lui ha lasciato veramente un segno, prima di tutto perché è riuscito davvero a portare la parola di Dio in mezzo a queste persone e a queste terre. E è riuscito ad avvicinare e a creare un feeling con queste comunità. Ha tradotto sia nella loro lingua nativa che dalla loro lingua nativa invece all'italiano diversi testi, per cui è stato molto importante anche dal punto di vista culturale, e tant'è che molti dei suoi testi sono poi stati utilizzati proprio dal governo americano. È impressionante anche perché oggi si parla tanto, quando si parla di missionario, abbiamo visto anche la settimana scorsa, del valore dell'inculturazione, ma vederlo incarnato, forse neanche utilizzando questa parola già in questi tempi, credo davvero che questi missionari fossero intanto spinti da una grande fede, ma davvero dal desiderio di portare la buona novella, di poterla annunciare ovunque. Sai, mentre tu parlavi mi vengono in mente le parole di Papa Francesco, che dice: andiamo alle periferie del mondo, abbiamo dei precursori della nostra terra che davvero in modo concreto ci sono andati. Allora, nei giorni scorsi, torniamo sempre al fine settimana, da queste parti, proprio a San Vito, tra San Vito e Sogliano, c'è stata una delegazione dell'Alaska, tra l'altro guidata dal vescovo Burns, che è voluta venire proprio a San Vito per vedere i luoghi in cui è nato, è stato battezzato e cresciuto nella fede padre Pasquale Tosi. Dicevo anche, non solo a San Vito ma anche a Sogliano, perché in particolare il vescovo di Genoa è legato a Monsignor Pietro Sambi.
Per due motivi. Intanto perché Monsignor Pietro Sambi, grazie a lui il Vescovo Burns è diventato episcopo, ma anche perché Monsignor Pietro Sambi, quando era nunzio apostolico in America, ha fatto tanto per proprio riconsegnare a tutti l'esperienza missionaria di Padre Tose, ha risistemato la sua tomba, insomma, importantissimo è stato il suo ruolo. E allora noi siamo andati a San Vito e abbiamo incontrato il Vescovo Burns, lo sentiamo insieme anche all'intervista al parroco di San Vito, Doncelli, e poi sentiremo anche uno degli organizzatori proprio di questo pellegrinaggio in terra di Romagna. San Vito è il paese di Padre Pasquale Tosi, un grande missionario che è nato proprio qui a San Vito nel 1835 e qui è stato battezzato. Qui è cresciuto ed è vissuto fino a 30 anni, quando poi è entrato nella Compagnia di Gesù, è diventato gesuita e poi è andato missionario sulle Montagne Rocciose in primo tempo e poi in Alaska. E allora questo grande missionario ha lasciato un segno indelebile anche in Alaska, dove è stato, eppure a Juneau. A Juneau, capitale dell'Alaska, è morto e lì è sepolto. Un gruppo di cristiani cattolici di quel paese, di quella diocesi, oggi è venuto qua con il vescovo e sono venuti, erano in Italia, veramente per il pellegrinaggio in altri luoghi anche, ma hanno voluto aggiungere anche San Vito, perché ricordano e sanno della grande opera che Pasquale Tosi ha fatto appunto in Alaska e anche nella zona di Juneau. Ed è stato un evento grande, molto bello, perché queste due comunità sono geograficamente molto distanti, però sono unite. E come tutte le comunità, innanzitutto sono unite nella persona di Gesù, il Signore, ma unite anche dall'opera e dalla presenza di Padre Pasquale Tosi. E vorrei aggiungere anche dalla presenza dell'arcivescovo nunzio apostolico Monsignor Pietro Sambi, il quale è stato un grande amico della nostra parrocchia di San Vito. E è stato anche a Juneau, dove ha insediato l'attuale vescovo, che oggi è venuto appunto qui da noi assieme ad un gruppo dei suoi fedeli. Tutto questo ci ha fatto ripensare e comprendere di più la grande e preziosa opera dell'evangelizzazione. Lui ha evangelizzato in Alaska, mezzo popolazione che ancora non conoscevano affatto il Vangelo, ha fatto anche delle grandi opere di promozione umana e ci fa comprendere anche meglio l'insistenza che il nostro Papa, Papa Francesco, ha verso tutti i cristiani quando ci dice di andare a portare il Vangelo nelle periferie, quando ci dice di essere tutti missionari. E questa giornata, ecco, è stato un momento bello, io dico di grazia, di entusiasmo, di invito anche per la comunità di San Vito, perché ci sentiamo una piccola parrocchia ma unita alla Chiesa Universale, anche in questa maniera. E un momento importante per la gente di San Vito per conoscere ancora di più questa grande persona, questo grande sacerdote che appunto è Pasquale Tosi. E così sicuramente tante persone, se ancora non hanno letto, leggeranno i libri che abbiamo prodotto per Padre Pasquale Tosi. Ringraziamo ancora il Vescovo, il suo vicario generale e il gruppo di pellegrini che sono venuti da noi e che sono stati un grande dono. This is an absolute honor for us to come here to San Vito. È un grande onore per noi essere qui a San Vito con un gruppo di pellegrini del sud-est dell'Alaska. Siamo profondamente grati a Dio per il dono che ci ha fatto inviandoci Padre Tosi, perché grazie a lui il messaggio del Vangelo alla fine dell'Ottocento si è diffuso nelle nostre remote terre, ai confini del mondo. Padre Tosi ha portato la fede, la lode al Signore nel Padre, Figlio e Spirito Santo, e per merito suo la fede delle nostre chiese sta crescendo. Per noi è un vero privilegio essere qui. Growing in Alaska. So for us this is a privilege to be here.
Per noi Padre Tosi è un grande esempio. Noi abbiamo fatto esperienza concreta e personale del suo spirito meraviglioso, grazie al suo esempio di fede e di umiltà. Lui ci ha sostenuto in modo molto forte, proclamando il Vangelo in quelle terre, in climi e terreni estremi. Era veramente difficile portare il Vangelo in aree desolate dell'Alaska. Lui era un uomo forte in spirito e noi siamo rimasti davvero impressionati da questa forza che il Signore gli ha donato, con la quale ha proclamato il Vangelo. Non possiamo fare altro che essere riconoscenti verso Padre Tosi per questo vero regalo di fede. Il messaggio che ci ha dato Padre Tosi è ben rappresentato dalle parole di Papa Francesco. Andate nelle periferie, nei sobborghi, portate il messaggio del Vangelo. Padre Tosi è vissuto tantissimo tempo fa e quando tornò da Papa Leone XIII, raccontandogli quello che aveva visto in Alaska, il Santo Padre fu talmente impressionato dalle sue parole che gli offrì in seguito la carica di vescovo, ma lui rifiutò e volle rimanere un semplice sacerdote per continuare il suo lavoro. È questo spirito che continua a vivere ancora oggi in Alaska e siamo così riconoscenti verso Padre Tosi che continueremo sempre a ringraziare Dio per il suo operato. Beh, una gioia veramente, veramente grande, proprio emozionante è dir poco. Li accompagno a conoscere appunto questi luoghi dove Padre Tosi è nato e vissuto nella sua prima, nei suoi primi 30 anni e poi andiamo a conoscere anche oltre a San Vito i luoghi sia la tomba di Pietro Sambi, perché se abbiamo tante notizie di Padre Tosi lo dobbiamo anche a lui, lo dobbiamo. Mi trovo immerso a questa organizzazione. Il nostro augurio è forse un giorno di poter andare in Alaska. Chissà, magari per la beatificazione di Padre Tosi. Se lo merita e noi lo speriamo. Abbiamo visto le immagini relative a questo pellegrinaggio, alla benedizione della targa sulla facciata della chiesa. Poi Paolo, anche una reliquia è stata portata. Sì, proprio un omaggio fra le per continuare il ponte fra queste terre, perché Gino appunto è la diocesi in cui ha vissuto per tanto tempo il nostro Pasquale Tosi, quindi da quella diocesi hanno deciso di fare un pellegrinaggio proprio per ripercorrere i suoi passi e hanno portato anche degli omaggi concreti perché questa memoria continua a essere viva. Ci sono anche dei libri che testimoniano della vicenda, dell'avventura proprio che ha, l'avventura. Sì, che ha visto protagonista questo gesuita, ma è sicuramente più interessante, e sono interessanti i libri per fare memoria, ma è interessante anche vedere questa, tutta la sua vicenda e anche attualizzarla, proprio come dicevi tu, alla luce anche di quanto ci spinge a fare Papa Francesco, queste periferie geografiche ed esistenziali già più di un secolo fa erano già state percorse con il sorriso sulle labbra e con un grande spirito di avventura da Padre Tosi. Poi, come diceva il vescovo dell'Alaska, sicuramente un uomo strong in the spirit, cioè sì, forte nello spirito, perché poi stare in quelle terre deve essere stato davvero, davvero complicato. Ti racconto solo un aneddoto, sì, molto interessante. Tutto. Animato da un grande amore per l'Eucaristia, ha fatto davvero di tutto per valorizzarla e proteggerla, perché stiamo parlando di terre dove si va molto facilmente sotto lo zero. E di parecchi gradi. Quindi che cosa succedeva? Che rischiava anche il vino che poi nell'Eucaristia diventa sangue di Cristo, rischiava di congelarsi. E quindi lo teneva insieme all'Eucaristia dentro la sua tenda proprio all'interno del giaccone. Lo abbracciava. Lo abbracciava e tante volte è capitato che lo abbiano trovato alla mattina bagnato perché nella notte era fuoriuscito dall'ampolla in cui veniva custodito. Questo però per dire del grande amore che animava Padre Tosi. Un grande amore per l'Eucaristia, e prendo subito il lancio che sicuramente ritroviamo nell'esperienza di vita e di santità di Alberto Marvelli. Lo dicevamo all'inizio parlando di Don Oreste, lo ritroviamo in questa occasione anche parlando di Padre Tosi, perché poi le vite dei santi si incrociano inevitabilmente, le passioni per l'essenziale sono sempre lì a farli incontrare.
Ad Alberto Marvelli sono tante le iniziative che vengono dedicate in questi mesi, tu le stai seguendo tutte, Paolo, quindi ci potresti fare un elenco di qui alla fine dell'anno marvelliano. In realtà noi questa sera diamo così, in parallelo diamo forza ad, ad un evento, ad un'iniziativa che si sta svolgendo proprio al Palazzo del Podestà, proprio partendo dall'esperienza della famiglia di Marvelli, una famiglia, perché noi diciamo sì santi, ma i santi dove nascono? Nascono così dal nulla? No, molte volte da santità nasce proprio come germe nella famiglia che ha custodito queste persone. Proprio così, quindi quale modo migliore che avventurarci ancora nella vita, nella vicenda di Alberto Marvelli, partendo proprio da quello che è stato il suo contesto familiare, davvero importantissimo, fondamentale, come ci è stato restituito dalle biografie che raccontano dai testimoni e dai testimoni che ancora oggi per fortuna ci sono, possono narrarci la sua vicenda. E proprio partendo dall'esperienza della famiglia di Marvelli, che era una famiglia di grande fede ma anche di grande carità, perché sono tantissimi gli episodi in cui si racconta che chi entrava in casa Marvelli o anche chi usciva da casa Marvelli non usciva mai senza una parola buona, ma anche qualche cosa da mangiare per sé, per la propria famiglia. Erano anni davvero difficili. Partendo da questa idea, l'incontro che si è voluto fare è insieme alle famiglie che oggi fanno esperienza di solidarietà, e sul nostro territorio ce ne sono davvero tante. È un territorio da questo punto di vista fecondo, quindi diciamo che si sono intessute bene queste storie, queste vicende. E allora, mentre le famiglie si stanno raccontando al Palazzo del Podestà, noi facciamo raccontare la famiglia di Marvelli. Come lo facciamo? Andiamo a recuperare uno stralcio del film documentario dedicato alla vita del Beato Riminese, Una vita tutta di corsa, Siamo fatti per il cielo, proprio nello stralcio in cui un testimone, che è Don Fausto Lanfranchi, Monsignor Fausto Lanfranchi, postulatore della causa di beatificazione, ricorda proprio com'era la famiglia Marvelli. È l'ultimo anno della Grande Guerra. Maria Mair, in cerca di un luogo più sicuro, col piccolo Adolfo lascia Rovigo e ritorna per qualche tempo a Ferrara, città d'origine sua e del marito. A Ferrara, il 21 marzo 1918, nasce il secondogenito, che viene battezzato col nome di Alberto per ricordare uno degli zii, morto al fronte poco più che ventenne. Al termine della guerra, la famiglia può riunirsi e segue il padre Alfredo, funzionario di banca, nelle varie città in cui deve spostarsi per lavoro. Quando nel 1930 Alfredo perde il posto per non aver accettato la tessera fascista, tutta la famiglia si trasferisce stabilmente a Rimini, in una villa costruita qualche anno prima come casa per le vacanze, tra le dune e le Tamerici, dove i fratelli possono scorrazzare sereni. Dopo Alberto sono nati Carlo, Lello, Giorgino, rimasto ucciso in tenerissima età davanti a casa, investito da una macchina in corsa, Giorgio e Gede. Nel 1933 il padre muore di meningite fulminante. La mamma rimane sola a guidare la numerosa famiglia. Le ristrettezze economiche si fanno sentire, ma non diminuisce l'ardore della carità che trasmette ai suoi bambini. Io avevo 6 mesi quando è morto il mio papà. La mamma si è trovata con questa famiglia numerosa, con problemi di carattere finanziario, economico. La mamma ci si è messa dentro. Certamente con una fede grandissima. Alberto, 14enne, quando è morto il papà, è stato il braccio della mamma. Io ricordo sempre quando la mamma mi raccontava quando Alberto l'accompagnava a vendere i gioielli e la mamma non aveva il coraggio e Alberto l'accompagnava, era lui che l'accompagnava, proprio per questo suo carattere così aperto agli altri, in tutti i sensi, quindi alla famiglia prima di tutto, va bene, ma alla mamma poi in modo particolare. Sento il desiderio di esprimere con tutta la forza dell'anima l'affetto che provo per la mamma, la cara mamma che attraverso tanti sacrifici ci ha allevato e ha cercato di educarci buoni cristiani.
Lei è il nostro angelo consolatore. È la nostra consigliera più preziosa. È la mamma affettuosa e santa che vive solo per i figli. Solo alla loro felicità pensa. Casa Marvelli è un centro di carità. A poca distanza dalla villa sorge un villaggio di poveri pescatori, ortolani, muratori, lavoratori a giornata. In tanti bussano alla porta e vengono accolti da Mamma Maria. Nessuno torna a casa a mani vuote. I fratelli più grandi venivano a casa da scuola, da Rimini, in bicicletta, affamati dopo 4 ore di scuola. Molte volte non trovavano la pietanza e la minestra così abbondante come era di solito. E la mamma diceva, è passato Gesù che aveva fame e io gli ho dato un po' del vostro cibo. La mamma aveva inculcato in loro questa bella idea che il povero è Gesù che chiede. E questo è stato un punto centrale della vita di Alberto. La mamma tiene molto all'educazione di fede dei figli e li avvia all'oratorio salesiano della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Speriamo vi sia venuta la curiosità di vederlo tutto, il film documentario, lo potete richiedere al centro di documentazione Alberto Marvelli, che ha sede, ma credo in questo palazzo, siamo in via Cairoli 69, Palazzo Marvelli. Un'ora davvero trascorsa molto bene in compagnia di questo film, di questo docufilm, davvero molto molto bello. Ne può valere la pena, sì. Anche per conoscerlo meglio, Alberto, da vicino con i testimoni. Allora, ora ti faccio una domanda difficile. Se ti dico che un libro si intitola Lui, Lei, L'Altro, che cosa pensi, Paolo? Mi metti un po' in difficoltà, vado subito a pensare ad un triangolo amoroso. Un po' pericoloso. Un po', perlomeno equivoco. E se invece ti dico che la A di altro è a caratteri maiuscoli? Allora devo ripensare alla prima formulazione, forse c'è dell'altro. C'è dell'altro, lo scopriamo in questa bella intervista realizzata dal nostro Loris Menghi a Marco Scarmagnani, che è uno psicologo, un mediatore familiare, un consulente, aiuta proprio anche le coppie, ma anche i genitori nel loro ruolo educativo. Ha scritto questo libro, l'ha presentato nei giorni scorsi, è un po' che lo ha scritto, ma lo sta facendo anche conoscere sul nostro territorio. Vediamo un po' che cosa è emersa da questa intervista. Marco Scarmagnani, giornalista e consulente familiare. Ecco, parlare oggi di famiglia sembra diventata una moda, poi dopo il sinodo probabilmente un dogma. Perché? Allora, parlare di famiglia si parla soprattutto degli aspetti di criticità della famiglia. Il sinodo ha portato in luce che ci sono anche molte difficoltà della famiglia sulle quali il sinodo poi si è espresso, che sono le difficoltà che non partono in seno alla Chiesa, ma partono da una difficoltà della famiglia sociale che c'è da almeno una trentina d'anni sul nostro territorio. Quindi parliamo all'aumento vertiginoso delle separazioni e divorzi, alla violenza in famiglia di cui i TG ogni giorno ci parlano, alla difficoltà di educare i figli in una società che è sempre più complessa e sempre più difficile da gestire. Come resta a questo punto il desiderio di famiglia, nonostante i tanti segnali di crisi, soprattutto famiglia giovani? Nei giovani il desiderio di famiglia pare rimanere intatto. Come famiglia possiamo definirla tradizionale, e quindi ciò che la Chiesa ha sempre proposto come famiglia, quindi una famiglia che sia stabile, monogamica, eterosessuale, è il sogno di ogni giovane di oggi, cioè farsi la sua storia. Spesso nei giovani, però anche comprensibile per l'età, spesso i giovani colgono maggiormente questo aspetto di profondità del sentimento, che poi noi sappiamo che invece deve anche fare la prova con la realtà, quindi piace, ma sperando e illudendosi spesso che rimanga una specie di luna di miele per sempre. Sappiamo che questo invece non è reale. Però su questo hanno tanta strada da fare. Ecco, sulle tante cose possiamo dire che Don Oreste anche in questo è stato un po' capace di anticipare quei tempi, anche soprattutto parlando di famiglia, in quei momenti in cui la famiglia non era al centro, quindi con la sua volontà, col suo modo di studiare, approfondire un pochino tutto, è riuscito in qualche modo
a ricercare sempre di più strade nuove per essere più vicino agli sposi. Ecco, che rapporto aveva il Don con il matrimonio e quindi con gli sposi? Allora, la prima parte della tua domanda è interessante perché mi ha fatto venire in mente una cosa. Don Oreste aveva un punto di vista privilegiato perché, essendo all'interno della comunità Papa Giovanni dove si accoglievano persone in stato di disagio, gran parte di quel disagio era causato da difficoltà all'interno delle famiglie. Perché se la famiglia funziona non c'è bisogno di accogliere nessuno, perché se la famiglia funziona hanno posto gli anziani, hanno posto i disabili, hanno posto i ragazzi che fanno fatica a trovare vitalità nella loro adolescenza, hanno posto tutti. La difficoltà familiare poi esprime dei disagi di cui poi anche la comunità si è fatta carico. Questo come primo punto di osservazione privilegiata di Don Oreste. Poi il suo rapporto con gli sposi era sempre di padre e di pastore. Non penso solo le persone della comunità Papa Giovanni che lui ha guidato per anni, ricordano le file interminabili di coppie di sposi che si mettevano ad aspettare che lui tornasse la sera per parlarci. Tutti noi, parlo anche per me, avevamo l'agenda di Don Oreste, possiamo accompagnarlo per quel viaggio così ci possiamo parlare. Quindi prima di tutto era un rapporto molto pratico che aveva con gli sposi, lui piaceva, come negli anni precedenti lui si era occupato della gioventù, andando avanti con gli anni si occupava di gioventù e di sposi. Quindi era un rapporto molto pratico, paterno e da pastore, diciamo. Ecco, perché scrivere un libro dal titolo Il matrimonio in tre, lui, lei e l'altro? Sembra un titolo banale, ma sappiamo bene che con il Don di banale non c'era nulla, anzi poi la maggior parte delle cose non erano quello che sembravano. Sì, sì. Allora, titolo banale sembra, in realtà noi abbiamo voluto fare un titolo provocatorio. Perché quando l'abbiamo fatto, anche in memoria sua, il libro è una raccolta di omelie che è stato fatto dal centro di documentazione e poi selezionate da una consacrata nostra sorella della comunità Papa Giovanni. Quando come redazione abbiamo dovuto pensare un titolo per il libro di Don Oreste, ci è venuto in mente come lui faceva i titoli, quindi Scatechismo, Trasgredite, erano titoli che lanciavano un po' la provocazione, il contenuto poi è assolutamente serio invece. Ecco appunto, come hai detto tu, sono le raccolte di alcune omelie. Sono delle raccolte di omelie che Don Oreste ha fatto agli sposi, sono omelie di matrimonio, sono state raccolte e sistematizzate un po' per aree tematiche e da lì emerge la sua idea di matrimonio. Adesso passiamo dal parlare di famiglia, che è un concetto più ampio, al concetto di matrimonio, c'è l'unione tra un uomo e una donna che si sposano e su questo Don Oreste aveva un'attenzione particolare. Sul matrimonio Don Oreste aveva, mi piace dire che aveva una visione che riusciva a coniugare al tempo stesso un'ortodossia assoluta, perché noi sappiamo quanto Don Oreste ci tenesse ad essere assolutamente ligio ai principi della Chiesa, ma non per questo dava un'idea che questa ortodossia fosse rigidità. Ortodossia sì, come punto di partenza per lanciare, e quindi la proposta è che gli sposi, certo, si amino, siano fedeli, siano sposi che sanno vivere l'amore, ma anche che siano aperti all'accoglienza, per esempio, quindi un 2.0, quindi non solo accontentarsi di fare le cose per bene, ma anche lanciarsi. Questo era un po' lo stile di Don Oreste in tutto quello che proponeva. Ecco, tra le tante raccolte ce n'è qualcuna con delle frasi un po' particolari? Ci sono dei temi ricorrenti all'interno di questo bel libro di omelie che ci dà proprio, per me è stato anche un bel ricordo. Ci sono i temi ricorrenti che sono semplici, genuini e allo stesso tempo molto profondi. Uno è quello del titolo, cioè che il matrimonio è fatto a tre sostanzialmente. L'unione tra un uomo e una donna, diceva Don Oreste, è bello. Il Cantico dei Cantici ce lo esprime bene, sappiamo che è anche proprio denso di vita e di vita bella e di romanticismo, di sentimento, di scelta, c'è l'aspetto etico, ma è comunque un amore umano e quindi è fragile. Per Don Oreste la grazia del sacramento rende gli sposi capaci di essere veramente sposi, quindi c'è sempre un riferimento all'alto, okay? Sempre un riferimento a Dio, Dio come garante e Dio che trasfonde nel sacramento l'amore con cui poi gli sposi si possono amare. Ecco, fra i tanti spunti appunto che si stava un po' parlando ora, ce n'è uno in modo particolare che tu sottolinei: l'amore umano è bello ma è fragile, passeggero. Sì, questo è un fraintendimento che c'è anche nel mondo, cioè pensare, confondere l'amore con l'innamoramento. L'innamoramento è una parte necessaria ed è quella parte che noi non scegliamo, non possiamo scegliere di essere innamorati, no, non scegliamo, siamo scelti, quindi all'interno anche della visione di Don Oreste quella è la chiamata, la vocazione.
che poi per Don Oreste c'era chiamata al matrimonio, c'era chiamata al sacerdozio, sono tutte vocazioni, cioè una chiamata. Quella chiamata ti affascina, poi c'è la quotidianità. Nella quotidianità tu non puoi farti forza del sentimento, perché il sentimento per sua natura va e viene. Quindi sentimento come innesto principale a cui poi aggiungere un amore maturo, che è fatto di scelta, di responsabilità, di progetto condiviso. Questo è il matrimonio secondo Don Oreste. Ecco, il sacerdote è colui che amministra le cose sacre e di conseguenza il sacerdozio, visto anche da Don Oreste, era un po' il custode del matrimonio, proprio perché gli sposi sono consacrati a Dio e quindi cosa sacra. Quindi questo è molto importante. Questo lo sottolinea in maniera particolare. Penso che nella Chiesa venga sempre sottolineato l'aspetto sacramentale del matrimonio. In Don Oreste, come in altri sacerdoti particolarmente carismatici, c'è la sottolineatura di questo sacramento, cioè quello che andate a fare è qualcosa di livello superiore, non è semplicemente che vi volete bene. Il volervi bene è bello, non è tolto, non si fraintenda, non si pensi che si dica è bello solamente perché è agganciato a Dio. L'amore umano Don Oreste lo tiene tutto, in tutti i suoi aspetti, veramente con molta delicatezza e dolcezza, ma non può rimanere solo umano. Ecco, c'è un aspetto divino, c'è un aspetto trascendente, c'è un aspetto di vocazione che va sempre considerato. E lui sottolinea spesso e volentieri che il matrimonio comunque deve essere costruito su la roccia, ecco, quindi come una cosa... La roccia permette di reggere. Il paragone della roccia viene fatto nella Bibbia anche per dire, no? Noi fondiamo la nostra casa e va bene quando c'è bel tempo. E quando vengono le tempeste, se la casa è sulla roccia, regge. Nessun problema. In questo senso, sulla roccia di Dio, perché ci sono anche i momenti di difficoltà. I momenti di difficoltà col matrimonio e il sacramento non vengono tolti, ma vengono affrontati in un'ottica diversa. Ecco, perché consigli la lettura di questo libro? Lo consiglio perché è una miniera di perle preziose. Don Oreste aveva questo modo di parlare, poi fatto anche di frasettine, di aneddoti, che è proprio molto gustoso da leggere. È un libro che si legge volentieri, che si può leggere anche dalla fine all'inizio, perché lui aveva anche questa caratteristica di parlare e di scrivere, che potevi isolare degli argomenti. Sono tutti capitoletti molto corti, quindi è anche piacevole da leggere, anche da tenere sul comodino. Molto bello, perché dà uno spunto che poi rimane dentro e lavora dentro. Ecco, ecco, nel tuo lavoro penso tu incontrerai tante famiglie. Come sta la famiglia? Vabbè, quelle che incontro io effettivamente vengono perché stanno male, stanno attraversando delle difficoltà. Le difficoltà fanno parte della vita. C'è una certa allergia in questo momento a vivere le difficoltà e ci verrebbe da scappare. La difficoltà va vissuta, la difficoltà non è solo nel matrimonio. Tutta la nostra vita è segnata da difficoltà. Dipende se ci rimbocchiamo le maniche per affrontarla. E questo è quello a cui dobbiamo continuamente educarci. È un'idea... siamo stati un po' tirati su un versante un po' adolescenziale da questo punto di vista, la fatica ad affrontare la difficoltà e a farsene carico. Alcuni punti principali del sinodo sono stati un po' la cura della formazione verso il matrimonio e accompagnare i giovani sposi un po' all'inizio di questa nuova vita. È un tema delicatissimo e mi fa piacere che il Sinodo abbia parlato in maniera approfondita. C'è un paragone che si fa nel linguaggio comune dei cattolici che conoscono, e dico, ma insomma, per fare un prete ci vogliono 6 anni? E insomma, e lo pretendiamo, e che si formi per un periodo di tempo, perché lo consideriamo una vocazione molto importante. Per il matrimonio abbiamo un corso fidanzati che è cortino, la maggior parte delle volte viene vissuto un po' come lascia passare. Ecco, questo che il Sinodo avrebbe preso in mano come necessità di formazione, che rimanga poi formazione permanente, profonda, perché poi i problemi delle persone sono profondi, non sono come metto le tazzine, ecco, o le piastrelle del bagno, sono profondi, e c'è bisogno di questo cammino. Proprio perché vogliamo considerarlo una vocazione al pari delle altre vocazioni, che ha bisogno di formazione. Siamo quasi giunti in conclusione, sperando che anche questo servizio vi abbia dato dei buoni consigli. E Paolo, però, prima di chiudere, visto che ci rimane un po' di tempo, riprendiamo una buona abitudine. Andiamo sulle pagine del Ponte che è uscito proprio ieri. Questo mi fa molto piacere, ovviamente, anche perché mi dà l'occasione di parlare da un libro, tornare ad un altro libro, anche se un po' particolare. In questo caso è dedicato al Leone che sa, ovvero Marilena Pesarese, e soprattutto a quello che sta facendo da 40 anni a Mutoko, in Zimbabwe. È un libro fotografico, proprio con la dizione in lingua
swahili del termine con cui viene ricordata. Te lo potrei chiedere, ma sono gentile, quindi non lo faccio. Cerco di passare oltre, però appunto questo libro fotografico di Luciano Liuzzi, che è una coedizione Il Ponte e Guaraldi Editore, molto particolare perché sono più di 200 grandi fotografie, perché di grande formato, a colori, straordinarie, di Marilena, di Massimo Migani, il dottore che la sta aiutando già da qualche anno, e di Lucia Grassi, che è l'ultima riminese che ha formato la missione a Mutoko, ma soprattutto delle persone che gravitano attorno alla missione e dei bambini che vengono aiutati, curati, sostenuti dalle loro famiglie. Ci sono dei volti straordinari che escono dalle pagine, davvero. La macchina fotografica di Liuzzi, che è un grande fotografo e non lo scopriamo certo da adesso, ha immortalato delle esperienze, dei vissuti che davvero sembrano emergere fuori da queste pagine patinate. E poi c'è da dire che tutto il ricavato viene devoluto proprio per la Fondazione Marilena Pesaresi e per il sostentamento dell'ospedale di Mutoko, per quello che sta facendo già da tanti anni proprio per queste persone nel continente nero, che ha un legame così specifico e straordinario con la nostra diocesi. Che cresce sempre di più, tra l'altro. Almeno sì. Due buoni motivi per prendere questo libro. Voi avete dedicato giustamente anche una pagina del sì. Ponte a questa pubblicazione che vi vede protagonisti nell'edizione. Ma sai che anche noi abbiamo fatto un servizio. Allora chiudiamo in bellezza. Ascoltiamo le parole di Marilena Pesaresi e di Luciano Liuzzi proprio nel giorno della presentazione del libro voluto dalla fondazione dedicata alla dottoressa Riminese. Volti segnati ma sorridenti di una terra che non fa sconti. Sono soprattutto i visi che parlano e interrogano chi sfoglia il libro Shumba Nyamuziwa, il leone che sa il suo mondo, la sua gente, dedicato alla missione di Mutoko in Zimbabwe, dove opera dal 1983 la missionaria riminese Marilena Pesaresi. Le foto scattate da Luciano Liuzzi sono frutto di un recente viaggio, come dice lui, di un pellegrinaggio in quel pezzo d'Africa che non s'arrende. A promuovere la pubblicazione la Fondazione Marilena Pesaresi, che alla presenza del Vescovo Francesco ha presentato il volume fotografico alla città. Marilena è un personaggio che tutti quanti conoscono e sanno quale forza emana alle persone che la circondano. Però io ho cercato anche di trovare la gente intorno a Marilena e il suo mondo. E quella è stata l'esperienza, la seconda esperienza grande dopo quello dell'incontro con Marilena. Nell'immagine del libro è ancora immagine che proiettate, ci sono bambini malnutriti e con gonfi perché la malnutrizione, però hanno degli occhi meravigliosi. Sono molto contenta e molto grata a Luzzi, è veramente il cuore che ha battuto attraverso lui e ha conosciuto gli africani un po' come sono. Il libro è un'ulteriore occasione per dire il rapporto che negli anni si è consolidato tra Rimini e Mutoko, un legame cresciuto soprattutto grazie alla tenacia di Marilena Pesaresi, che non ha mai smesso di sollecitare gli amici, la città, la diocesi a stare vicino alla missione. Un legame che non si spezza, che continua ogni giorno e va avanti. E beh, a questo punto siamo giunti davvero in conclusione. Paolo, un vero piacere aver fatto questo viaggio con te da dentro questo studio, ma in realtà uscendo nella nostra diocesi sempre ricca di iniziative. Per le strade di Rimini, della diocesi. Il pulmino, sennò cosa serviva a fare? E un po' anche del mondo, con i nostri amici dell'Alaska che sono venuti fino da noi. E beh, Alaska, Zimbabwe, davvero un po' dappertutto. Abbiamo bisogno di una buona e sana benzina nel nostro pulmino dei giorni della Chiesa. Paolo, ci ritroviamo la prossima settimana. Puntuali fra 7 giorni. Ti aspetto, eh? Siamo qui. E vi aspettiamo. Buona serata.